Buongiorno, sono Enrico Rovere, Managing Director del Valuation Advisory Services di Duff & Phelps e Kroll Business e mi occupo di valutazione aziendale e di beni intangibili quali marchi e brevetti. In questo breve video volevo condividere con voi alcune riflessioni in merito al tema della valutazione nell'attuale contesto di M&A. Dopo un significativo calo delle operazioni di M&A nel 2020 a causa della pandemia, per il 2021 è attesa una ripresa delle operazioni di finanza straordinaria, dovuto anche alla forte liquidità che è presente nel nostro paese. In una spiccata prospettiva del graduale ripresa economica, l'M&A può costituire una leva centrale per avviare il processo produttivo italiano e consentire alle nostre aziende di poter agganciare la ripartenza e competere sui mercati internazionali. Servirebbe anche per affrontare diversi temi particolarmente sentiti per le nostre imprese, caratterizzate da una diffusa presenza di piccole e medie imprese e gestione familiare. Tramite queste operazioni le nostre imprese potrebbero in primo luogo crescere dimensionalmente e dal punto di vista di patrimonializzazione. Inoltre potrebbero avere i mezzi per affrontare in modo positivo un'internazionalizzazione. E infine potrebbero affrontare in modo più sereno il passaggio generazionale anche tramite l'ingresso in azienda di nuovi soci con nuove competenze e visioni diverse. In questo orizzonte di potenziale ripresa dell'M&A, una delle figure chiave è quella del valutatore, che deve adattarsi in questo nuovo scenario che è caratterizzato da una forte incertezza e quindi dotarsi di quegli strumenti che possano consentire di arrivare alle definizioni di valore aziendale quanto più possibile oggettiva. Infatti, i metodi tradizionali di valutazione si scontrano con l'attuale difficoltà di pianificazione e questo rende particolarmente complesso capire quando si raggiungeranno i livelli pre-crisi anche per aziende che attualmente non risultano ancora impattate dalla pandemia. Per una valutazione aziendale più possibile oggettiva sarebbe opportuno, a mio avviso, formulare più scenari di proiezione composti da uno scenario base e scenari alternativi che prevedono raggiungimento anticipato o posticipato del ritorno ad un normale livello di attività e di marginalità. Tutti questi scenari dovrebbero poi essere ponderati tramite un diverso peso delle varie variabili in gioco. In conclusione, le principali sfide che in questo momento il valutatore di azienda si trova ad affrontare riguardano l'estrema necessità di prestare attenzione alle proiezioni di scenari prospettici e alla gestione della volatilità e delle sue variabili. È più che mai importante non essere particolarmente meccanici, ma ponderare molto bene le variabili utilizzate. Solo in questo modo, a mio avviso, è possibile proporre valori aziendali che siano quanto più possibili oggettivi in questo contesto così incerto.